Bentornati, buongiorno Verona Live, siamo di nuovo in diretta e siamo qui in compagnia del nostro secondo ospite di oggi, Michael Gasparini, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, dunque, oggi Michael sei qui con noi perché dopo Alberto Zenato devi raccontarci qualcosa di più sul docufilm Le famiglie storiche, un racconto sull'Amarone, questo docufilm che veramente cerca di sviscerare un po' le diverse personalità di queste 13 famiglie storiche, ma prima di concentrarci su questo io andrei a farti una domanda più personale, insomma, com'è che ti sei avvicinato al mondo del filmmaking? Ma semplicemente da piccolo mi piaceva il cinema e dunque mi sono iscritto a finite le superiori a una scuola di fotografia, poi ad altri corsi e poi pian piano ho cominciato a sviluppare un percorso che mi portasse a lavorare insomma in questo settore. Quindi passione di base. Sì, la passione. Ecco, insomma, giustamente come un po' tutti i lavori, questo è chiaro. Ecco, parliamo di questo docufilm molto molto bello, affascinante. Io l'ho visto e lo posso dire. È un docufilm che parla appunto delle famiglie storiche dell'Amarone, racconta, si concentra molto sulle personalità. Ecco, e quindi io ti vado a chiedere, com'è che sei riuscito a conciliare queste 13 personalità, perché sono tutte molto differenti, insomma, per chi andrà a vedere il documentario, insomma, è chiaro, e come hai fatto anche a strutturarlo? Abbiamo visto delle riprese aeree bellissime, insomma, delle vigne, della Valpolicella, insomma, quanto lavoro c'è stato dietro? Beh, tanto, infatti faccio fatica magari a sintetizzarlo adesso, però ci provo. Diciamo che la sfida era cercare di creare un equilibrio e una logica narrativa e cercando di trasmettere i valori che avevano in comune, perché come dicevi te sono tutti molto differenti e dunque diciamo che abbiamo fatto delle molte interviste prima di fare le interviste ufficiali del documentario, giusto per capire degli aneddoti che potevano magari raccontarci e per capire un po' i loro valori comuni e poi cercare di fare un blend, un match fra un personaggio e l'altro, insomma. Insomma, non un lavoro facile, perché effettivamente, no, lungo, insomma, e soprattutto con la situazione del Covid si faceva fatica magari a trovarsi, ognuno era, certo, magari indaffarato e tante cose non siamo riusciti a farle, però diciamo che è venuto un buon prodotto lo stesso. Assolutamente sì, questo lo confermo. Poi vi lasceremo i link ovviamente in descrizione. Ecco, un'ultima domanda, Michael. Tu vieni proprio dalla Valpolicella, quindi è il tuo territorio. Ecco, com'è stato raccontare questo territorio così, così ricco, con così tanto da raccontare a sua volta? Questa è una bella domanda, perché il lavoro che ho fatto per questo documentario è stato quello di cercare di creare una base solida che permettesse a questi protagonisti, ma anche a quelli al di fuori delle famiglie storiche, di capire che non è importante comunicare solo il territorio, ma anche la propria personalità, perché fra 20-30 anni così, e quando si scava a fondo su un'azienda, non è bello vedere solo e com'era e com'è il territorio e come sarà. È bello vedere la generazione che l'ha creata, per vedere punti di vista differenti, stili differenti. È verissimo, è verissimo, assolutamente, anche perché appunto tanti, per esempio, dei protagonisti che abbiamo sentito, che sentiremo nel docufilm, appunto parlano di quarta generazione, insomma, quindi si parla di personalità, veramente ci sono delle personalità dietro a questi imprenditori, contadini, insomma, è veramente molto interessante anche vedere, esplorare queste famiglie storiche da questo punto di vista inedito, devo dire. Sì, perché poi quando si dice la terza, la quarta, la quinta generazione, un conto è scriverlo, un conto è che ci siano dei documenti, certo, come magari un filmato, che racconta proprio tutto quanto. È vero. E secondo me potrebbe essere molto più interessante vedere proprio una figura che parla piuttosto che leggerla e basta. Esatto, sì, più di impatto sicuramente, sì. Assolutamente hai ragione. Bene, e allora Michael, io ti faccio i complimenti per questo docufilm, perché è veramente molto bello, ben fatto. E invitiamo, ripeto, tutti quelli che fossero interessati, i curiosi anche, a vederlo, metteremo il link in descrizione, anche nell'articolo, quindi potete andare a recuperarlo quando volete. Michael, io ti ringrazio di essere stato oggi il nostro ospite, grazie mille. Alla prossima, in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao. Bene. Allora, alla prossima, a tra poco.